Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti voi che partecipate all'inaugurazione di Mater Biotech, che è una realtà produttiva di avanguardia, di eccellenza a livello internazionale. Buongiorno agli illustri ospiti internazionali che sono presenti oggi e un ringraziamento di cuore a Katia Bastioli, amministratore delegato di Novamont, al sindaco di Adria Barbugiani, al presidente della Regione Veneto Luca Zaia, per aver organizzato questa giornata, una giornata importante perché parliamo di una vera eccellenza italiana a livello internazionale. Anche per questo mi dispiace moltissimo non essere con voi oggi, però purtroppo impegni istituzionali di governo mi trattengono a Roma. La chimica verde, la chimica da biomasse ci vede e vede Novamont insieme a Versalis, a Mossi Ghisolfi, anche ad altre imprese italiane, leader nel contesto internazionale. È il frutto, e questo è molto importante ed è anche molto tipico del nostro paese, è il frutto di una grande tradizione di competenze scientifiche, di capacità industriali, di competenze lavorative nel campo della chimica, la grande tradizione della chimica italiana, che oggi deve rinnovarsi per poter anche rilanciarsi e competere sullo scenario internazionale nel quadro di un rinnovamento profondo dell'industria. E appunto questo rinnovamento è a sua volta il frutto di una visione del futuro, questo è il secondo aspetto importante, tradizione e visione del futuro che vede nello sviluppo sostenibile, nella bioeconomia e nell'economia circolare un potente fattore di crescita, rispettoso del territorio, anzi integrato con il territorio. È proprio su questa visione del futuro che ai primi di settembre il governo italiano, la Presidenza del Consiglio, insieme con i ministeri competenti, a cominciare dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell'Ambiente, ha lanciato la Strategia Nazionale Italiana per la Bioeconomia. Si tratta di uno sviluppo importante della strategia di specializzazione intelligente che abbiamo elaborato insieme con le regioni italiane. La Regione Veneto ha giocato un ruolo importante in questa elaborazione, nel quadro dell'utilizzo dei fondi strutturali europei. Una strategia di specializzazione intelligente in cui avevamo già individuato nei mesi scorsi dei tavoli di lavoro, in particolare sulla bio-based industry e su agri-food, e in quel modo abbiamo posto le basi del ragionamento sulla bioeconomia. Ma ai primi di settembre, anche in un incontro con la Commissione europea, abbiamo deciso di dare un ulteriore impulso proprio a questo, ma più che settore, direi comparto, modo di pensare l'industria. I partecipanti al progetto sono naturalmente i ministeri e le altre amministrazioni competenti, in particolare, come dicevo, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Ambiente, il Ministero dell'Agricoltura, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, la Conferenza delle Regioni, i cluster tecnologici nazionali della chimica verde in collaborazione con il cluster Agri-Food. Naturalmente, anche gli stakeholders privati che rappresentano la bioeconomia italiana verranno chiamati a contribuire alla predisposizione di questa strategia della bioeconomia. Del resto, nell'incontro che abbiamo avuto con la Commissione europea il 5 settembre, qui a Palazzo Chigi, era presente Katia Bastioli ed erano presenti rappresentanti proprio dell'industria, della bioeconomia italiana, dell'industria, delle imprese private del settore. Abbiamo costituito quindi un gruppo di lavoro a cui abbiamo dato mandato di elaborare entro il mese di ottobre un documento di strategia integrata per la bioeconomia italiana, documento che verrà sottoposto alla consultazione. E poi abbiamo definito una roadmap per tradurre questa strategia della bioeconomia italiana in azioni conseguenti. E in particolare, noi pensiamo che dobbiamo lavorare con degli assi portanti. Il primo è pensare
passare dai settori ai sistemi. E qui la bioeconomia è un esempio evidente, perché, come dicevo prima, non parliamo tanto di settore della bioeconomia, quanto il fatto che la bioeconomia riunisce e dà coerenza a una serie di attività produttive, dalla produzione di biorisorse, l'agricoltura, la zootecnia, le risorse forestali, i sistemi marini, ai loro processi e alla valorizzazione dei prodotti finali, industria del cibo e delle bevande, legname, carta, cuoio, tessile, industria chimica, farmaceutica, energia, attraverso la creazione di una lunga, articolata, sostenibile catena del valore, filiera produttiva che poi si radica localmente. E qui di nuovo l'esempio di Mater Biotech è importantissimo: competenze locali e competenze lavorative, competenze di qualificazione locali e contemporaneamente risorse anche proprio che vengono dalle produzioni del territorio. Si tratta di creare valore dai servizi di ecosistema e della circolarità attraverso la valorizzazione anche dei rifiuti organici e la rigenerazione dei siti industriali abbandonati, e di nuovo Mater Biotech è proprio un esempio in questa direzione. E vogliamo passare dalla ideazione alla realtà, e qui saranno necessarie misure diverse. Si tratta di creare un sistema organico e coerente di misure in campo regolatorio, in campo fiscale, nel campo degli standard di produzione e strumenti finanziari dedicati attraverso piattaforme finanziarie pubblico-private. E credo anche che qui dobbiamo valorizzare il fatto che il nostro Paese sia ormai all'avanguardia in questo campo, per sollecitare ulteriormente la politica economica europea, la Commissione europea, a dare spazio alla bioeconomia e con tutte le misure regolatorie che competono anche all'Unione europea e agli altri paesi partner. La sfida che affrontiamo è una sfida di grande prospettiva, la inquadriamo all'interno della strategia che abbiamo chiamato Industria 4.0, perché è una strategia di nuova rivoluzione industriale in cui dobbiamo pensare ad uno sviluppo industriale ambientalmente compatibile. L'Europa è il continente in cui è nata la rivoluzione industriale. Oggi siamo davanti a un passaggio molto forte, molto importante. Dobbiamo fare dell'Europa l'avanguardia di una nuova industria, un'industria appunto, come dicevo prima, compatibile con l'ambiente, radicata nel territorio e che valorizza le competenze scientifiche di avanguardia e le competenze lavorative di cui il nostro Paese in particolare e l'Europa nel suo insieme sono così ricchi. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon lavoro. Sono sicuro che da questa inaugurazione verranno proposte e indicazioni di lavoro. Non è solo, anche naturalmente, un momento di festa e di condivisione di questo passaggio importante della nascita di Mater Biotech, ma è un momento di forte contenuto, perché questa iniziativa industriale indica una strada per il futuro. Grazie a tutti voi e buon lavoro.